per Grosseto, ha incontrato allevatori, agricoltori, adesso i balneari. Qual è l'idea che si è fatta? Cosa manca a questa Maremma? Cosa può dare sulla città della Maremma? Interessanti le visite che ho fatto, che continuano in tutta la Toscana. Siamo stati dagli allevatori alla centrale del latte Maremma, al consorzio degli olivicoltori toscani, maremmani, alla visita alla Coldiretti, alla visita al settore degli agriturismi. Stati incontri importanti per una Maremma che chiede più infrastrutture. L'autostrada tirrenica è un'opera promessa da anni e che aveva avuto un grosso impulso con l'ex ministro Matteoli, ma che poi si è arenata. Invece noi con la nuova giunta regionale dovremo imporre un'accelerata a quest'opera fondamentale, non solo per la Maremma, non solo per Grosseto, ma per tutta la costa toscana. Abbiamo parlato anche di rifiuti. C'è chi vorrebbe mandare i carri armati per riaprire inceneritori che sono dei ferri vecchi, dannosi per la salute dei cittadini, mentre noi proponiamo un piano di sviluppo e di autosufficienza dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, proponendo termovalorizzatori all'avanguardia che verranno costruiti negli ATO di competenza, perché ogni territorio sia autosufficiente e non scarichi su altri territori le responsabilità di una mala gestione nel campo dei rifiuti da anni. E diciamo che ci sono molti interrogativi in questo decreto semplificazioni che ci lasciano perplessi. Intanto non è stata stabilita per decreto la lista delle opere da fare, ma verrà rimandata di PCM. Ormai questi di PCM siamo stati abituati, il PCM di Conte, però il diavolo sta nei dettagli. Quindi, tra parentesi, tutte queste opere hanno la dicitura salvo intese, e salvo intese vuol dire tante cose, quindi sembra un'operazione elettorale, si va al voto non solo in Toscana ma in altre 6 regioni complessivamente in Italia, e quindi sembra un'operazione per accontentare le varie regioni e di opere infrastrutturali che si aspettano da anni. Di certo vedo difficile promettere a tutti i toscani che tutte le opere possibili e immaginabili verranno fatte, anche perché mancano risorse per finanziarle tutte, quindi una scaletta di priorità. La Tirrenica è sicuramente in cima alla lista. Adeguamento, non autostrada, anche lei è per adeguamento. Sì, per l'adeguamento. Il Comune di Grosseto ha ottemperato anche in maniera personalizzata alla proroga centinaia. Tanti altri comuni della Toscana purtroppo non si sono adeguati perché hanno problemi con i dirigenti che si rifiutano di firmare le concessioni, ma l'Europa non ha attivato nessuna procedura di infrazione sulla nostra legge, sulla legge centinaio. E quindi è importante garantire continuità a un settore che dà lavoro a migliaia di famiglie in tutta Italia e in tutta la Toscana.